Quel giorno, non so proprio perché, decisi di andare a correre un po'. Perciò corsi fino alla fine della strada. E una volta lì, pensai di correre fino alla fine della città. Il presidente Carter, per un collasso, è svenuto tra le braccia degli agenti di... E una volta lì, pensai di correre attraverso la contea di Greenbow. Poi mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale correre attraverso il bellissimo stato dell'Alabama. E così feci. Corsi attraverso tutta l'Alabama. È come se in testa mi sia suonata una sveglia. Mi sono detto, ecco uno che ha raggiunto un equilibrio. Ecco uno che ha già chiaro tutto quanto. Ecco uno che ha la risposta. La seguirò dovunque, signor Gump. E così ebbi compagnia. Bene, riaccendiamo pure, quindi... Invito la giunta ad alzarsi, Forrest Gump ha avuto la compagnia che ha avuto in questo caso è quella dell'Unione Marciatori Veronesi. Chiamo sul palco il presidente Gianni Gobbi con un po' di marciatori anche. L'Unione Marciatori Veronesi viene premiata per l'impegno e la passione con cui da decenni l'associazione valorizza uno sport nobile in cui l'attività fisica si coniuga con l'amore per la natura. Loro erano dispiaciuti all'inizio, mi dicevano, perché avrebbero voluto andare a correre anche questa mattina. Poi hanno detto no, c'è ancora neve, ghiaccio, eccetera, allora sono arrivati a ritirare il premio. Dov'è il presidente? Eccolo qui, prego. Allora, ritiriamo il premio. Microfono. Vedendo Tom Hanks che correva mi è venuto un po' di invidia, perché stamattina non siamo andati come al solito alla nostra manifestazione podistica della domenica. Ecco, l'Unione Marciatori ha 40 anni, 40 anni li compie fra qualche mese. Io sono presidente solo da un anno e perciò ho chiesto al gruppo di salire con me e ho chiesto al presidente Fontana, io che ho ancora presidente, il capo, no? Che lo è stato per 10 anni, al vicepresidente Gian Antonio Pighi, al grande presidente storico Luigi Castioni, di accompagnarmi in questa premiazione, perché penso che non sia, cioè io non so se me la merito, tutto il gruppo se la merita. Ecco, noi organizziamo marce, manifestazioni podistiche non competitive tutte le domeniche, abbiamo 112 gruppi affiliati, organizziamo circa 120 manifestazioni, le omologhiamo e curiamo l'organizzazione, tra cui anche la Straverona che avete visto un attimino in un flash, e questo è un po' il nostro mondo, è un mondo di sport, ma soprattutto di solidarietà, di compagnia, dico io, è rivolto, non essendo competitivo, è rivolto agli anziani, è rivolto ai bambini, è rivolto alle famiglie. E noi lo portiamo avanti da tanti anni con grande entusiasmo, cercando di farlo crescere. Il nostro obiettivo adesso è di ringiovanirlo un pochettino, stiamo cercando di attrarre sempre più giovani, un po' difficili perché la domenica mattina se ne stanno un po' a letto, ma comunque qualcosa stiamo facendo. Va bene, grazie veramente per questo riconoscimento, siamo onorati. Quindi organizzate anche, non so, la trasferta a New York per la maratona, che quest'anno è saltata per blackout. Ecco, qualcuno è andato. Ah, bene. Complimenti. Bene, grazie a Gianni Gobbi e a tutti i suoi marciatori.